Anche quest'anno IBM è presente a Spin 2012, è il penultimo Spin prima della End Date di SEPA. E lo Spin quest'anno spinge molto sull'innovazione, su idee innovative. IBM come sempre cerca di venire incontro alle problematiche delle banche, ma in questo caso non solo delle banche, ma anche delle corporate che devono migrare a SEPA. Quindi diciamo che abbiamo indirizzato due aspetti principalmente, o vogliamo indirizzare due aspetti. L'aspetto di fare investimenti più strategici per fornire servizi a valore aggiunto alle corporate, quindi servizi di pricing, di routing, di corporate onboarding, piuttosto che di trasparenza sul pagamento. E invece cerchiamo di capire con i nostri clienti, con le nostre soluzioni, come si possono aiutare le banche ad affrontare quegli argomenti non così strategici, ma sempre meno differenzianti, come il puro processing del pagamento, il clearing, magari la gestione di alcune regolamentazioni internazionali in maniera più standardizzata, meno costosa. E riteniamo che qui ci sia molto spazio per quello che riteniamo essere l'approccio cooperativo. Cooperativo vuol dire magari usare strutture cooperative come quelle già presenti sul mercato o cooperazioni tra banche, e come vendor, come fornitore di soluzioni stiamo lavorando con alcuni dei nostri clienti internazionali e anche italiani per fornire servizi di pagamento, di processo di pagamento piuttosto che di raccolta dati e di gestione dei dati in modalità cloud. Cloud che vuol dire software as a service piuttosto che vero e proprio outsourcing, perché riteniamo che sia importante liberare budget dalle attività non differenzianti per poter dedicare il budget alle attività più strategiche, più vicine al cliente, attività che le banche su cui le banche dovranno investire in futuro per avere maggiori ricavi e un maggiore livello di profitto da quella che è la pura gestione del pagamento quale è adesso. E questo è l'obiettivo di IBM con le proprie soluzioni, con i propri servizi e con i propri progetti.